57° congresso di medici, dottor Trevadello, nuove tecnologie e applicazioni in chirurgia. La cerimonia inaugurale del 57° congresso della Società Siciliana di Chirurgia si è svolta venerdì pomeriggio con il saluto delle autorità all'intervento di Anselmo Madeddo, direttore generale facente funzione dell'ASP di Siracusa e presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici, su storie di medicina e medici nella terra di Retusa. Al 57° congresso della Società Siciliana di Chirurgia hanno partecipato, tra i numerosi qualificati relatori, il magnifico rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile, il presidente della Società Italiana di Chirurgia, Marco Montorsi, il presidente nazionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Pierluigi Marini, il presidente regionale della Società Siciliana di Chirurgia, Giovanni Trombatore, e i past president che si sono succeduti. Dopo 10 anni ritorna a Siracusa il 57° quest'anno della Società Chirurgia Siciliana, dove naturalmente all'interno di questo congresso si stanno discutendo importanti avvenimenti come le nuove tecnologie di chirurgia nell'ambito appunto ospedaliero. Abbiamo qui ospite il presidente della Società Chirurgia Siciliana, Giovanni Trombatore. Un importante successo, un acclarato successo di partecipazione di colleghi suoi in tutta la Sicilia. Beh, sa, per noi siracusani, io sono primario di chirurgia a Lentini, è un grosso onore, un grosso piacere aver avuto l'assegnazione da parte della Società Siciliana di Chirurgia del congresso a Siracusa. Come diceva bene lei, dopo 10 anni si ritorna a Siracusa. È un riconoscimento per l'intensa attività chirurgica che viene fatta sia all'ospedale di Siracusa, all'ospedale di Lentini e all'ospedale di Avo, e quindi un riconoscimento per tutti i chirurghi che lavorano. Ovviamente il tema del congresso è sulle novità, sulle applicazioni tecnologiche che rappresentano un momento molto importante, perché nell'ambito dell'intervento chirurgico poter avere dei device, delle strumentazioni con tecnologie molto avanzate chiaramente dà un vantaggio al chirurgo, ma soprattutto il vantaggio per il cittadino, per il paziente che riceve una cura appropriata in base ai suoi bisogni di salute, e quindi tecnologia associata alla manualità chirurgica del chirurgo che diventa sempre e resta sempre indispensabile darà quel risultato ottimale al paziente che ha bisogno per un raggiungimento del suo stato di salute. Dottore Trombatore, vogliamo sfatare un po' il fatto che la provincia di Siracusa è lacunosa nelle strutture sanitarie, però come eccellenze di professionalità è all'avanguardia nell'ambito siciliano? No, assolutamente, credo di poter dire che io sono presidente della Società Siciliana di Chirurgia, quindi conosco tutte le realtà chirurgiche di tutta la Sicilia. Sicuramente non siamo meno delle altre realtà siciliane. Posso dire oggi le professionalità ci sono, l'aggiornamento tecnologico grazie al management aziendale c'è, e quindi non credo che ci siano questo, non c'è questo divario. Si tratta solamente di cercare di fare combaciare le esigenze della tecnica con le esigenze del chirurgo e con i bisogni del paziente. Insomma, è sostanzialmente riporre le fiducia nei nostri medici, le nostre brave professionalità locali. Qui abbiamo anche un altro esempio, la Passiano, che è il dottor Antonino Trovatello, diciamo rappresentante del congresso che lui ha organizzato, il 57° congresso siciliano della chirurgia, che naturalmente portato con successo questo nuovo evento. Dottore Trovatello, queste tecnologie rappresentano adesso una innovazione che danno più fiducia, danno più sicurezza nell'ambito dell'intervento? Assolutamente sì. Io volevo intanto ringraziare la consiglio direttiva della Società Siciliana di Chirurgia che ci ha dato l'onere, ma soprattutto l'onore e il privilegio di organizzarlo qui. È il presidente che ha Il presidente, il professore Anni Trombatore, che ha demandato a noi, al dottore Dinè, che è impegnato in questo momento in aula, e a me di organizzare con le difficoltà e le risorse che ci sono al momento un evento così importante perché riunisca tutti i chirurghi siciliani. La Società Siciliana di Chirurgia è orgogliosa del fatto che riunisce chirurghi di estrazione universitaria e chirurghi di estrazione prettamente ospedaliera. Ha significato che cosa? Che la chirurgia è unita, che la chirurgia è inclusiva e che noi chirurghi amiamo confrontarci quotidianamente sulle nostre problematiche che sono finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'attività assistenziale nei nostri confronti. Perché fare il chirurgo non è cosa semplice, come diceva poco fa il professore Trombatore. La tecnologia sicuramente aiuta, la tecnologia viene tra virgolette messa a disposizione per i pazienti perché sicuramente migliora
i risultati, sicuramente riduce i tempi, e noi abbiamo voluto ampiamente parlare di tecnologia e non solo di tecnologia pura, intesa come nuovi strumenti, nuove attrezzature, ma anche come innovazione nel modo di approcciarsi al paziente. Abbiamo organizzato con grande entusiasmo un corso precongressuale sull'ERAS, che è la chirurgia a percorso breve, che vedrà sicuramente sospinta della società siciliana che in questo momento presiede il professore Lombatore, instaurarsi in una specie di rete per l'applicazione di queste procedure che serviranno in qualche modo a migliorare il percorso pre-post-operatorio dei pazienti e quindi sostanzialmente la qualità di vita degli stessi. Perché la nostra finalità è quella di rendere la chirurgia sempre più gentile, sempre meno invasiva e sempre più vicina e sempre meno modificante la fisiologia del paziente. Ha un valore il progetto di rete ospedaliera in questo contesto, no? di interventi, di nuove tecnologie? Sicuramente la rete ospedaliera deve tenere presente dei volumi di attività, non ha senso che si facciano certi tipi di interventi in ospedali nel quale non c'è una competenza tecnica, non ci sono quelle attrezzature tecnologiche che consentono di fare quegli interventi, sempre tenendo presente, come diceva dottore, il principio della sicurezza e il principio della buona pratica clinica per dare al cittadino il risultato migliore. Dottore Provodello, quindi l'obiettivo è il cittadino, migliorare i servizi nei confronti del cittadino, il cittadino al centro dell'interesse del mondo chirurgico. Io mi permetto di dire il paziente al centro dell'interesse chirurgico, perché questa è una parola un po' troppo inflazionata. Noi siamo medici, prima ancora, per me sono ancora pazienti, anche se l'attuale terminologia li definisce tra virgolette clienti, non è così. Per me sono pazienti, perché ancora siamo legati a questa visione del medico che non è soltanto un tecnico, è qualcosa in più, qualcosa che si occupa del paziente nella sua globalità. E proprio i progetti ERAS di cui si è parlato prima sono quelli che vedono il paziente nella sua integrità, nel suo totale svolgimento del percorso, dal preoperatorio al postoperatorio, perché l'obiettivo è prepararlo bene per trattarlo bene, chirurgicamente ovviamente, insieme a tutta quella collaborazione attiva, anestesisti, personale infermieristico, che sono fondamentali, altrimenti da soli non si va da nessuna parte, e quindi successivamente riportarlo al suo stato di salute antecedente quello dell'intervento, nel più breve e nel miglior modo possibile, per quanto scienza e coscienza ci consente di fare. Ecco perché è importante. Ovviamente io credo sia giusto che, parlando di problemi strutturali, io credo che una delle grosse priorità sulle quali il Presidente della Società Siciliana si è fatto promotore anche presso l'assessore, quello della nuova struttura ospedaliera di Siracusa, che credo sia imprescindibile, proprio un problema di garanzia di qualità dell'assistenza al paziente. Bene, noi chiudiamo questo nostro importante evento, che è il 57° congresso siciliano della chirurgia, che naturalmente ha dato l'opportunità alla nostra città, al nostro territorio, la valenza delle nostre professionalità di medici, di chirurghi naturalmente che hanno quelle aspettative, hanno le attenzioni sulle nuove tecnologie che danno appunto l'opportunità di migliorare appunto l'aspetto degli interventi e soprattutto, come dice il dottor Trovatello, l'obiettivo è il paziente.